Tutti odiano Poplio, tutti amano Rowlet. E Litten? Ehi là, Pokéfanatici, io sono Dlarz e bentornati in questo nuovo video sugli starter di settima generazione. Oggi quasi tutti amano Litten. Ho ricevuto veramente tantissimi commenti con suggerimenti per il titolo di questo terzo video sugli starter e devo dire che molti erano parecchio fantasiosi ma troppo lunghi e dispersivi, quindi alla fine ho deciso di andare per quello più banale. Non odiatemi, lo so. Vi prego. Da quando sono stati annunciati i tre starter si è creato subito un bel divario tra Poplio e Rowlet. Poplio veniva spregiato e odiato da tutti, mentre Rowlet osannato, come se non ci fosse un domani. Però ultimamente le cose sono un po' cambiate per quanto riguarda Poplio. Ho notato che si sta facendo qualche fan in più. Lo sapevo io che prima o poi la sua superiorità sarebbe stata riconosciuta. Rowlet invece è rimasto bene o male sempre il preferito di quasi tutti, ma Litten. Litten è un po' come il figlio di mezzo in una famiglia con tre figli. Il primo e l'ultimo hanno tutte le attenzioni del mondo e poi c'è lui che deve lottare disperatamente per guadagnarsi un po' di luce dei riflettori. Personalmente a me piace molto Litten e spero che abbia delle evoluzioni, niente male. Ovviamente il mio preferito, lo sapete, è Poplio, ma anche Rowlet e Litten non sono niente male. Quindi, Team Litten, questo video è per voi. Oggi andremo a vedere tutte le immagini più divertenti che sono riuscito a trovare su internet sul nostro gattino di tipo fuoco. E ovviamente, prima di cominciare il video, ricordatevi di lasciare un bel mi piace per far continuare questa serie. Alcuni di voi mi hanno suggerito di fare una serie simile anche su Solgaleo e Lunala. Forse potrebbe starci. Vediamo quanti di voi sono d'accordo con un bel mi piace a questo video. Partiamo così, con questa immagine in cui vediamo Litten giocare con un Charizard. Oh, che cosa bella, il primo starter di tipo fuoco in assoluto che gioca con l'ultimo starter di tipo fuoco arrivato sulla piazza. E guardate un po', Litten praticamente dando fastidio a Charizard, secondo me vuole anche un po' dimostrare il fatto che saprà tenergli testa con la sua ultima evoluzione. Chi lo sa? Questa è bellissima. Abbiamo la scena dell'allenatore che tiene in braccio Litten e c'è praticamente il dialogo dell'allenatore che con quella faccia, con quegli occhi persi nel vuoto, dice: "Lo giuro sul f***o Arceus, se ti evolvi in un tipo fuoco lotta, ti butto nel sole." La frase non è in sé per sé la cosa più divertente di questa immagine, è il pensare a quell'allenatore che dice questa frase con quella faccia. Fantastico. Ma questa immagine non è divertente. Povero Magikarp. Ok che i gatti mangiano i pesci, però no, queste cose nel mondo Pokémon non devono succedere. Passiamo a un tweet falso di Shigeru Miyamoto, che dovreste conoscere, che posta questa immagine con scritto: "Hanno lickato l'evoluzione finale di Litten e c'è Tigro!" Altra ipotetica evoluzione di Litten, ovviamente di tipo fuoco lotta, e la cosa che mi fa ridere è che hanno implementato il tipo lotta stendendo i baffi e dandogli appunto queste braccia muscolose. Ma secondo me il concept è perfetto. Altra immagine da Twitter di Laura G che ci dice: "L'evoluzione secondaria di Litten è stata confermata ed è Shadow dalla serie di Sonic." Si somigliano in effetti, però no. Ba suegna nababisse baba. Ci stava veramente tanto questa, ma tanto. Re Leone in Pokémon confirmed. Si procede ancora con la maledizione che vede Litten evolversi in un tipo fuoco lotta. Guardate quanto sarebbe bello! La cosa che mi fa ridere è che la faccia è rimasta minuscola, gli hanno messo non so come il sorriso a Litten, ovviamente photoshoppato, e quel corpo è magistrale, altro che Emboar troppo pompato. Signori, qui abbiamo l'evoluzione definitiva! Vi ricordate nello scorso episodio di Rowlet, quando vi ho fatto vedere ad un certo punto quell'immagine spaventosa di lui, ridisegnato in versione creepy, in bianco e nero? Vi ricordate, no, quello shock che io ho avuto e che probabilmente anche molti di voi avranno avuto? Bene, lo stesso artista ha realizzato in quella versione anche Litten. E oh mio Dio! Oh mio Dio, non so per cosa essere più scioccato, se per la coda che finisce in quella sottospecie di mano, quelle punte sulla schiena, ma
I baffi, guardate i baffi quanto sono spaventosi, sembrano tipo in decomposizione. La bocca ha perso la carne intorno e ci sono tutti i denti esposti. E poi la cosa che più mi ha lasciato proprio in modo raccapricciante sono gli occhi, completamente scavati dentro, che nemmeno io ho delle occhiaie così profonde, dannazione. Ormai abbiamo ben capito che tutti i fan dei Pokémon non vorranno mai più vedere un altro starter di tipo fuoco che si evolve alla fine in un fuocolotta. Ci siamo arrivati, ci siamo arrivati. Però questa paura è talmente presente ormai nei cuori di tutti noi dopo aver avuto Blaziken, Infernape, Edenboar, che praticamente ogni starter di tipo fuoco che annunceranno negli anni a venire avrà dietro di sé questa maledizione, possiamo dire? E questa è l'ultima immagine che ho trovato al riguardo, ed è la migliore, secondo me, quella che riassume più di tutte il concetto di questa paura che abbiamo tutti. Oh, uno starter di tipo fuoco! Che carino! Immagino in cosa si potrà evolvere! Ehi, no! Aspetta! Aspetta! No! Firefighting scritto sopra gli addominali! Guardate la faccia! Questa, secondo me, è la migliore. Assolutamente la migliore. La prima volta che l'ho vista mi sono piegato in due. Tra l'altro, ringrazio ifunny.co perché molte di queste immagini sull'iten le ho trovate sul loro sito, quindi è giusto che venga citato e non ho parole per descrivere questa immagine. L'ho fatta vedere anche ad altri amici e hanno detto: "No, questa immagine è la perfezione, è la perfezione". Poi la seconda vignetta, quella in cui sta iniziando a prendere forma e c'è già l'allenatore che dice: "No, no, aspetta, ti prego". E poi lì ti viene piazzato questo Pokémon tutto muscoloso di tipo Focolotta. E c'è il Nolly che l'oltrepa. No, fantastica. Poi. No, basta, basta, fantastica. E comunque, se alla fine si evolverà davvero in un tipo fuocolotta, ci sarà ben poco da ridere. Quindi, meglio smetterla, perché sapete il karma, no? E dato che con questo video chiudiamo la serie sugli starter, ho deciso di mettere come ultimissima immagine questa, che rappresenta la personalità dei fan dei Pokémon che scelgono lo starter. Abbiamo per quelli che scelgono Rowlet, la classica ragazzina kawaii che dice: "Sono piccolina", e che scrive UWU per fare le faccine quelle kawaii, appunto dice: "Sono kawaii, sono così carina che non posso nemmeno, oh mio Dio", avete presente, no? E questa dovrebbe essere la personalità tipo di chi sceglie Rowlet, anche se, oddio, ho degli amici che sono molto molto virili e hanno scelto Rowlet, quindi non lo so, non lo so se fidarmi al 100%. Poi abbiamo Litten con il classico ragazzo emo che dice: "Oh, voglio uccidermi. Oh, il nero è il colore che rappresenta la mia estetica. La mia musica spaventa le persone. Oh, sono così emo". E in effetti sì, Litten è proprio il Pokémon adatto per gli emo, con tutti quei piercing, che poi ce l'ho anch'io, però non scelgo Litten io. E poi infine abbiamo Popplio, lo starter per eccellenza, e ce lo conferma anche questa immagine, dicendo che chi sceglie Popplio, vedete? Super gusti, gusti elevati, sopraffini, uomo muscoloso palestrato che dice: "Oh, una ragazza io". E poi tutto palestrato per bene, abbiamo gli uomini che hanno segnato la storia dell'arte, musicisti, poeti, autori. Io non ho esattamente quel fisico lì. Oddio, ci sono quasi, tecnicamente, però posso ritenermi fortunato ad aver scelto Popplio. Ok, e ci possiamo anche fermare qui con questo video. Io vi ringrazio per tutto il supporto che mi avete dato in questi 3 episodi di questa miniserie, soprattutto nel primo episodio, quello di Popplio, che è andato benissimo, è stato visto da tante persone e non ne capisco il motivo. Con quel video ho anche fatto cambiare idea a un bel po' di persone che prima odiavano appunto Popplio e adesso lo amano. Quindi il mio lavoro l'ho fatto. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace a questo video e soprattutto lasciatemi piace se volete che io faccia un episodio anche per Solgaleo e per Lunala, perché ovviamente è palese che molti amino Solgaleo e disprezzino Lunala. A molti piace Lunala, anche a me piacciono tutti e due i leggendari, ma ho letto su internet diverse volte che alla gente, a un po' di gente non piace Lunala, quindi ci starebbe, secondo me. Noi ci vediamo quindi ad un prossimo video, vi ringrazio per avermi seguito anche oggi e noi ci vediamo alla prossima, bye bye!